Una strega sta cucinando una pozione magica per Halloween. Vermi, sangue, radici di piante, tanti ingredienti spaventosi. Questo ragno tornerà utile. Qualcuno lo berrà davvero? No, è solo una maschera per il viso. Anche le streghe vogliono apparire al meglio per Halloween. E se zombie e vampiri combattessero gli umani in una battaglia culinaria? Lo chef cucinerà cibo spaventoso e cibo normale. I nostri concorrenti dovranno mangiarlo il più velocemente possibile. Chi vincerà? Mostri o umani? Guarda questo video per scoprirlo. Oggi è Halloween, quindi Michael sta cucinando qualcosa di speciale. È stato molto difficile da ottenere, ma ha trovato un libro maledetto di ricette spaventose. Che sta succedendo? Ops, sembra che Michael si sia trasformato in un mezzo zombie. Alex è la nostra prima concorrente. Ed ecco il suo rivale. Un normale hot dog per Alex e salsicce mummificate per vampiro. Ma i vampiri non possono fare a meno del sangue umano. O ketchup. Taglia la pasta lievitata a strisce sottili e avvolgila con le salsicce. Metti il piatto nel forno e decora le mummie con occhi commestibili. Servi il piatto con il ketchup. È delizioso! I mortali non capirebbero. Vampiro ha mangiato tutto e ha deciso di bere un po' di sangue. O almeno vorrebbe. Vampiro sta morendo per un po' di sangue, ma ha ottenuto solo dei lividi. No, la padella no! Preso! Il vampiro ha morso Michael, ma nel suo lato zombie! Adesso ha la nausea per aver bevuto questo sangue. Alex ha proprio bisogno di fare una doccia prima della festa. Ma non sa chi sta arrivando. Nick è entrato nella doccia per fargli uno scherzo. Cosa dovrebbe fare Michael per organizzare questi documenti? I canini del vampiro sono ottimi come pinzatrice. Questo è il momento più imbarazzante nella vita di Dracula. Dov'è il cibo? Zombie potrebbe mangiare degli arti adesso. Ecco il tuo cibo, Alex. Mordere lo chef è una cattiva idea. È un mezzo zombie. Il cibo per mostri è terrificante. L'hamburger è più affamato di zombie. Spalma della senape su un panino per hamburger. Aggiungi foglie di insalata ed il formaggio a forma di denti. Un hamburger, i pomodori, un cetriolino e dell'altro formaggio. Decora il panino con degli occhi fatti di olive. Questo hamburger può divorare chiunque e qualsiasi cosa. È un braccio insanguinato. Alex non vuole perdere. Gli umani hanno vinto. Halloween è proprio il momento migliore per raccontare storie spaventose. Una volta Papà Zombie era seduto in un bar di zombie e gli è stata servita una foglia di insalata al posto di carne cruda. Orribile! La concorrente di zombie aspetta un bambino. Ed è più spaventosa di qualsiasi mostro. La ragazza ha preso uno spaventoso cupcake a forma di brufolo. Zombie dovrà mangiare una torta normale. Che schifo! Usa una sacca poche per guarnire i cupcakes con la panna. Taglia un cerchio di pasta di zucchero e fai un'apertura al centro. Copri un cupcake con la pasta di zucchero e poi traccia l'apertura con un mix di acqua, sciroppo d'acero e colore alimentare. Il cupcake è pronto! La ragazza sembra apprezzare questo insolito cupcake. Zombie si ammalerà. Le donne incinte hanno voglie strane. I mostri hanno perso di nuovo. Zombie stava proprio cercando una zucca. Sembra che Jack abbia perso la testa.
lo chef ha cucinato un dessert normale per Alex e uno a forma di tomba per zombie. Grazie. È terribilmente carino. Versa la crema al burro verde in un bicchiere trasparente. Aggiungi un verme gommoso in cima e cospargi con un po' di terra fatta di impasto per biscotti. Aggiungi ancora un paio di strati. E poi, con il cioccolato fuso, scrivi RIP su un cracker e mettilo nel bicchiere. Ed infine, decora la tomba con fiori commestibili. Il dessert è pronto! Zombiestagram impazzirà per questo dolce. Mentre Zombie scattava delle foto, Alex ha finito il suo dessert. Zombie Blogger ha perso. Cos'è questo rumore? Oh no, uno zombie sta attaccando Alex! Ah, era solo uno scherzo. Ed ecco un nuovo mostro. Uno vero questa volta. Oggi Scheletro è il rivale di Alex. Chi finirà per primo il punch di sangue? I vivi o i morti? Scolpisci delle facce spaventose su delle mele a metà e poi cuocile. Riempi un guanto di lattice con vermi gommosi e un po' d'acqua. Poi mettilo nel congelatore. Aggiungi le mele cotte e la mano congelata nel punch. È ora di bere un po' di sangue! Ma perde dappertutto. Scheletro ha vinto. Se non fosse già morto, Alex lo avrebbe ucciso. Gli zombie stanno insieme da così tanto tempo, è ora di fare la fatidica domanda. Zombie ha deciso di donarle un anello. Gli zombie sono così romantici. Alex può staccarsi il dito, ma è un gioco da ragazzi. Che ne dici di un intero braccio? È delizioso, ma Alex preferisce l'insalata. Ecco serviti peperoni ripieni di carne. Zombie può mangiare questo piatto con una mano sola. Ehi, aspetta! Perché la forchetta e il coltello sono incollati al tavolo? Alex dovrà mangiare senza le posate. Chi vincerà? Incidi una faccia spaventosa su mezzo peperone. E poi riempi la seconda metà con un impasto a base di peperoni e fagioli. Cospargila di parmigiano. Finito! Zombie ha vinto! Non è giusto però! Ora Alex vuole strappargli le braccia. Per Alex abbiamo dei biscotti di farina d'avena. E per Zombie, dei biscotti ai vampiri. Zombie dovrebbe stare più attento con i suoi denti. Decora metà biscotto con del cioccolato rosso fuso e denti di marshmallow. Aggiungi una seconda metà e le zanne sono pronte. Zombie si è soffocato con il biscotto. Era solo uno scherzo. I mostri vincono questa volta. Sia Alex che Zombie adorano questa torta. Buonissima. Intaglia degli occhi ed una bocca. Copri la torta con la pasta di zucchero ed aggiungi altri dettagli. Dipingi gli occhi e la bocca con colorante alimentare e per finire modella le gengive e le zanne con la pasta di zucchero. La torta fantasma è pronta! Perché dare un morso solo quando puoi mordere tutta la torta? Alex ha perso l'appetito. Si è arrabbiata perché non aveva un costume di Halloween. Ma c'è qualcosa che può fare. Dà un boccone alla torta e si trasforma anche lei in uno zombie. È un buon modo per risparmiare sui costumi di Halloween. Dolcetto scherzetto? Oh no, è un attacco di zombie! Corri! È stato così facile fregarli, era solo uno scherzo. Adesso i ragazzi hanno delle caramelle gratis. Iniziamo una vera e propria battaglia di Halloween. Zombie e vampiri contro umani. Di chi saranno i piatti e le idee che faranno più paura? Guardalo nel nostro nuovo video spettrale di Halloween.